Ma ecco il collegamento con Strasburgo. Eccolo. Siamo in diretta con Strasburgo, ce l'aveva annunciato il deputato europeo Rivellini. Questi sono gli zampognari che stanno suonando le canzoni natalizie per rivendicare la nostra cultura e ricordare ai paesi e ai burocrati di Strasburgo che c'è anche l'Italia e l'Europa meridionale. Lo chiamava lei, non sta facendo Sì. Pronto? Enzo, stiamo in diretta. Siamo in diretta e stiamo andando ad occupare la sala. C'è stata la conferenza stampa, quindi probabilmente mi scuso con gli ascoltatori perché stavo rispondendo alle domande dei giornalisti. Siamo qui per rappresentare quello che ho detto prima, il sud del paese, dell'Europa, che ha pari diritti con degli altri popoli. Quindi speriamo che questo segnale forte, questa musica forte della zampogna, simbolo di pace, arrivi alle orecchie dei parlamentari che finalmente difendano i diritti dell'Italia, del popolo del Sud e via dicendo. Grazie Enzo, grazie e buon Natale. Voi.